bene, vado. No, dove vai? Vieni qua. Vieni qua, mamma. Amici, ci eravamo lasciati con il finale di questa magica avventura che tanto ci sta facendo godere di bellezza, perché io sto godendo di bellezza. Vedi un po' se io devo inserire il disco 1 per caricare il file, per poi inserire il disco 2. Cioè, capite che è un gioco di merda da quando si vedono queste meccaniche. Ciao Raffi, buon pomeriggio. Capite che è un gioco di merda quando cominciate a vedere delle meccaniche del genere. E infatti, gioco di merda indeed. No, 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 bello Necronomicon. Goduria, affermazione. Ci eravamo tanto amati, ci eravamo tanto amati, ma ci eravamo anche fermati in questo momento di vero godimento. Lo vedete? Lo sentite? Percepite il godimento? Io sto godendo abbastanza, devo dire la verità. Siamo al secondo labirinto, dove noi ci siamo lasciati nel precedente episodio, perché abbiamo dovuto staccare per Link guida. L'ho messo prima. L'ho messo prima, raga, per favore, non me lo fate rimettere, vi prego, aiuto. Ciao, master. È la prima volta che lo porto in live, dottoressa. Master, oh, cazzo. No, bello, bello, bello questo gioco. Allora, ci eravamo fermati qua, vero? Chi lo sa? Entriamo, nel dubbio, io entro. Ma è da qui che siamo entrati? O non siamo entrati da qui. Allora, Nella è un punta e clicca. È letteralmente un punta e clicca. Si chiama Necronomicon. È un gioco sia per PC che per PS1, che è la versione che stiamo giocando, del 96-95, se non sbaglio. E parla di quest'uomo che si chiama per l'appunto Giovanni, che salutiamo, che vuole scoprire qualcosa di più sulle nefandezze del Necronomicon, che è questo libro cattivo che il suo amico ha utilizzato per risvegliare i morti dalla morte. Ciao Sesto! Ciao Giuno, buon lurchino! Allora, questo percorso è molto difficile. Speriamo che le nostre indicazioni siano abbastanza chiare. Perfetto, siamo fottuti. No, non c'era una caramella balsamica. Allora, prendete la via centrale. Qual è la via centrale, mo? Voltate a sinistra. Voltiamo a sinistra. Di nuovo a sinistra. E poi dritti, vi ritroverete così di fronte a delle scale. Ricordatevi di consigliare altri bellissimi punti e clicca, sì, mi raccomando. In sintesi, l'amico non si fa i cazzi suoi. No, 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 quelli i cazzi suoi mai, cioè proprio mai proprio. Belle queste scale. Sì. No, allora, mi sa che abbiamo sbagliato strada. Vabbè, sentite, facciamo una cosa, fate un passo avanti, quindi svuotate a destra, fate due passi indietro. Una mano alla cintura, una mano alla gabbezza. Già ci siamo persi. Ragazzi, io non ho capito dove cazzo dobbiamo andare. Quello più bello te l'ho consigliato, ma hai preferito questo. Cleressa, io non sapevo. Ti giuro. È la mia ignoranza che ha parlato. Ci aspetta quello del codice da Vinci. Sì. No, ma ragazzi, ma in realtà se volete delle cose da puntare e cliccare, non vi preoccupate. Yukalia per voi, Yukalia per voi delle nefandezze made in Italia, made in Italy, anni 90, che Dio mio se vi leccherete i baffi, vi leccherete i baffi e anche un po' le parti intime. Ciao Giallu, tutto bene? Tutto bene, ciao Frozen, ragazzi io sto andando a sinistra. Di nuovo in viaggio con Silvia. Allora, a parte il fatto che io in viaggio con Silvia lo voglio portare. Queste sono scale, secondo voi? Ragazzi, secondo me sono scale queste. Secondo me sono scale. Sì, sono scale, scalissime queste. Proprio scale, scale. Scale, scale. Per farci dare di nuovo il pa. Allora, no, io in vacanza con Silvia lo devo riportare. Lo devo riportare perché io ho un sogno. Avere sul mio canale secondario, dove carico i VOD di YouTube, un gameplay completo con il good ending di In Vacanza con Silvia. Lo devo fare per me, per voi e per Ivan Venturi. Cioè io e Ivan Venturi abbiamo un conto in sospeso e il conto in sospeso è farsi il good ending, non Silvia, il good ending. Ciao Lu! Bentornato per 5 mesi! Grazie mille!
I Broken Sword sono bellissimi ed è il motivo per cui noi non li giocheremo mai. Ma dove devo andare? Aiuto, dove devo andare? Queste sono scale. Sì, sono proprio scale. A me sembravano scale. Oh, raga, a me sembravano scale. Se a voi non sembrano scale, non è colpa mia. Ma mi fate capire quale bambino nella vita, cioè, mi fate capire quale bambino nella vita ha deciso di entrare in questo gioco e ha detto, non lo so, ha detto bello, bello proprio. Questo è proprio un gioco che voglio fare io. Cioè, vorrei capire, gli sviluppatori, quando hanno pensato di fare questa roba, no, che cosa hanno creduto? Ma sì, mettiamo dei labirinti a cazzo di cane. I ragazzi, sicuramente, i giovani d'oggi, quelli gli piacciono i labirinti, sicuramente si divertiranno un sacco. Quelle mamme degli sviluppatori di Necronomicon dovevano insegnare ai propri figli a fare meglio le scale. Vabbè ragazzi, io penso che andare a intuito sia meglio che non andare del tutto. Quindi mo vi dico, io vado ad intuito perché mi sento che probabilmente comunque tutti in hype per GTA, io aspetto Crime Scene Cleaner Simulator, anche io tantissimo, io veramente quello lo aspetto tantissimo. Sono le scale che sono giganti e il protagonista che è un puffo. Non lo so, ma io ho appena toccato un pilastro e nessuno mi fermerà adesso. Vi dico che siamo in una porta. No ragazzi, nessuno. Io ci ho giocato da Madre di Lovecraft, che parla di geometria linea e umanità, all'umanità, quindi per me era normale. Sì, ho capito, però devi essere anche un po' drogato per poter accettare, diciamo, un gioco del genere e dire ah sì sì sì, proprio sento tutto Lovecraft, lo sento proprio dentro di me. E infatti guarda, io capisco, questo gioco trasuda Lovecraft da tutti i pori. Allora io passo di qua, vado. Il cortisone non basta. No, ma veramente non ha, è che non ha senso. Cioè, ai bambini degli anni 90 piaceva Mosca Cieca, non è vero. Non è vero, a me non piaceva Mosca Cieca. Era meglio giocare a Dracula. Lo so, abbiamo giocato però a Dracula in maniera anche abbastanza molesta e abbondante. Direi che l'ultima volta che possiamo giocare a Dracula si può giocare soltanto al raggiungimento di 1000 sub. Perché credo che sia un prezzo da pagare, onesto, per farmi soffrire ulteriormente. Belli punta e clicca. Io comunque sono cresciuta con i punta e clicca. Vi vorrei dire che questa è abilità comunque di persona che è cresciuta con i punta e clicca. Non lo so. Hai mai pensato di giocare a Detroit Become Human? L'ho giocato, l'ho finito Detroit. L'ho anche platinato. È una delle poche cose recenti, abilità. Allora, prima di tutto, con questa faccina, cosa vorresti dire? Io sto andando avanti senza seguire una guida, cosa che la maggior parte di voi non sa fare, tutti con la guida in mano. Io invece sto andando avanti a intuito, tutto intuito. Guarda lì quanto intuito. Non mi copiare, Maron. Ma perché mi cagna? Ma perché questo mi cambia l'impostazione, mi cambia la fessa della mamma, mi cambia la visuale. È che io non vedo. Cioè, Good Ending o Yooka-Laylee, l'ho platinato, li ho fatti tutti. Umaronu Yoga, eccolo qua, eccoci qua. Cos'è che cambia? Il mio corpo cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia. Ciao Akire, ciao Gigizi. Scusate, ogni tanto il catarro ha la precedenza, quindi fatemi fare il catarro. Pelù sta sudando, è con tutti quei pelù. Dovete stare zitti. Zitti. Può non cantare mai più? Va bene, allora per te canterò. Canterò un'altra canzone di Pierrot Pelù. L'amore immaginato.
con Angun. Che cazzo mi sono ricordata? Non mi ricordo manco qual era il testo. Qual era il testo dell'amore immaginato? Aspetta, Regina di Cuori non la so. No, allora, l'amore immaginato. L'amore immaginato. Testo. La preistoria. Siamo mondi paralleli che si attraggono e respingono cose. Tu non credere che io ti stia scappando. Qui tutto passa e niente si dimentica. Provo a dire cose facili per altri, ma che mi fanno paura. Sto uscendo. Mi accendi a casa. Ciao Samuele. Basterebbe solo fare il primo passo, rischiare una figura, forzare la serratura. Fatto. Ciao Your Girl. Vedi che la sapete tutti quanti. È un po' neomelodico, ma perché Piero Pelun viene dopo sto canto, esco e rientro. Allora, Samuele, guarda che io potevo andare a Sanremo. È che non ci sono voluta andare per lasciare lo spazio a Paco. Mi ha chiamato per Sanremo. Michele Bravi non ci è entrato perché hanno fatto entrare me. Però io poi ho chiamato, ho detto no, fate andare Michele Bravi, dai raga, è giovane. Fatelo andare, ha bisogno. E poi che fa? Cioè, poi fra l'altro è Bravi. Scusa, andarci sicuro tra il pubblico. Ehi! Io sono cantante di Melodidie. Melodidie. Raga. Ragazzi, io non so che cosa succede! Due. Tre. Quattro. Cinque. Quattro. Tre. Due. 4, 5, 6. 5, 4. 6, 7. Due. Si è aperta? Gnain! Fesse mammata! Gnain! Amici! Non imbroglio! Il cazzo imbroglio! Il cazzo! Io sono senza guida! Mi sono fatta un cazzo di labirinto! Dai zitto, Samuele! Zitto! Zitti tutti! Ho un cazzo di pisello enorme, senza guida, la parte di prima. Abbiamo sulla stessa felpa, è molto bella. Ciucciami la stella. Che sta a fa' questo? Che sta a fa' questo? Ma questo è il mio amico. Un cazzo di pisello enorme. Ciao Sisetta. Cosa succede? Non ho imbrogliato! Non ho imbrogliato, ragazzi! Chi è? Oddio, ma è... riuscito a salvarmi. Non saprei spiegarlo con certezza. Le antiche città sono state distrutte, naturalmente.
Ancora oggi tremo per il terrore quando ripenso al mostruoso caos che si annida, per fortuna nascosto, nel Necronomicon. Ciò che ho visto in un lampo di luce ha portato nel mio cuore l'orrore cieco che da allora è mio compagno costante. Quella vista ha paralizzato la mia mente, tanto che sono stupito di essere riuscito a imboccare il tunnel giusto, quello che conduce all'ingresso sul pendio della collina. Deve essere stato l'istinto a guidarmi. Probabilmente sono salvo, perché non mi sono fidato della mia ragione. Vista, amici, è finito che ha perso la vista, ha visto il Necronomicon evocato. Samaello, bentornato per 27 mesi, grazie mille. E ha perso la vista, sì, è diventato cieco. Bellissimo, che trama di merda, wow. Però sentite quanto tunza la musica! Senti quanto tunza la musica! Ciao Ben! Sta bene? No! No! Per adesso sto molto meglio! Non esiste un sequel! Piuttosto mi defenestro! Ciao Anna! Guarda che fiatone che tiene! Lo so, scusate! È la felicità di aver finito questo gioco veramente molto difficile. Bello! Wow!